Oddio, com'era? Ciao, devi togliere quella roba e chiudere la porta. Ciao a tutti, sono Sono Francesca, Francesca, benvenuti benvenuti nel mio nel video, mio, ma perché nuovo? Nel mio canale. nel mio canale. Buongiorno a tutti. No, amore, bisogna dire così. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Dai, allora, siamo pronti? Sì. Ciao a tutti! Ciao a tutti. Benvenuti nel nostro canale. Benvenuti nel nostro canale. Noi siamo Francesca e... Chiara. Bravissima! Allora. Facciamo vedere cosa abbiamo comprato oggi? Sì. Anche la maglia abbiamo comprato anche la maglia di Minnie. E ora lo facciamo vedere, aspetta. Allora, siamo stati da H&M a fare una passeggiata e abbiamo comprato un po' di vestiti per questi mostriciattoli. Allora, vediamo, vediamo, facciamo vedere che belle mutandine abbiamo comprato. Con quelle di Minnie. Abbiamo comprato delle mutandine per Eva, abbiamo pagato $14,99. Sono 7 paia di mutandine con i mini pony. Dopodiché abbiamo preso le mutandine per Maria e Chiara di Minnie con gli occhiali, sempre 7 paia, le abbiamo pagate sempre $14,99 con gli occhiali. E poi anche Maria e Chiara ha voluto le mutandine con i mini pony, sempre sì. 7 paia, $14,99. Che due mutandine! Hai visto? Poi guarda che cosa ha preso la mamma Teresa. Allora, su queste cosine qua che vi faccio vedere adesso, c'era l'offerta, si poteva prendere 3 pezzi e se ne pagava 2. Abbiamo preso una felpina garzata all'interno per Eva, fatta a qua. Dove è Maria Chiara? Eccola qua! E veniva 7,99. Poi abbiamo preso questa maglia che veniva sempre 7,99, sempre garzata, con, vediamo se riusciamo a farlo vedere, con i mini pony, vero? Sì. Con gli unicorni. Sì. Sempre per Eva. Sempre per Eva. E poi abbiamo preso sempre in offerta 3 pezzi. Quella è la mia maglia del mio. Ne prendi 3 pezzi e ne paghi 2. Questa c'era l'accoppiata delle magliettine bianca questa e mia. Rosa con i cuoricini. E che è la mia? Sì, no, questa è di Eva. 2 magliettine, $9,99. Quindi 3 pezzi, ne abbiamo pagati 2 per Eva. Poi abbiamo trovato in offerta mia, invece di a $4,99 a $3,99 questa maglia qua, sempre per Eva, manica lunga rosa con l'unicorno. L'unicorno come le mutande, come le mutandine di Maria Chiara. Sì. Poi anche io. Vieni a sedere, facciamo vedere. Vedere la mia maglia. Queste sono sempre di Eva. Sì. Fammi fai vedere. Abbiamo preso le canottiere per Eva, $7,99. Vediamo, eccole qui. 2 canottierine. Una bianca e una rosa. Quello. Poi abbiamo preso $7,99. Il mio. 2 canottierine sempre, una bianca e una con gli unicorni, sempre per Eva. Sempre per Eva. E la prima busta ci saluta. Ciao. Vieni, vieni a sederti qui, se no non ti vedono. Mi dicono, ma Maria Chiara dov'è? Dove è andata Maria Chiara? Oh, dove sono andata con gli occhiali di Minnie? Ah, eccola! Eccola! Guarda poi la mamma cosa ha preso a Eva. Scarpe con lo strappo, tutti i brillantini, sono leggere,
a mezza stagione, pagate 14,99 e 99 con lo strappo. Come, per andare a scuola vanno benissimo. Vieni a sederti. E poi quelle. Ora arriva le cose di Maria Chiara. Ti devi sedere qui con me. Ti devi sedere. Allora, per Maria Chiara e Nadia abbiamo preso questi elastici. Sì. Scusatemi. 3,99. Per andare a scuola. Così non capiscono però. Dobbiamo fare silenzio. 10 elastici, 3,99. Sono di quelli bellini che legano bene i capelli. Speriamo che non li perdiamo. Speriamo che non li perdiamo. Ma dipende da voi se li perdete, Sì. Lo sai? Ferma qua. Poi, sempre offerta, 3 pezzi, ne prendi 3 e ne paghi 2, accoppiata di maglie. Oppla, vediamo se ce la facciamo. 9,99 per Maria Chiara, maglia bianca, maglia nera, era una coppia. Poi, sempre in offerta, ne prendi 3 e ne paghi 2. Mia. Di Maria Chiara, anche lei ha voluto la maglina con l'unicorno. Questa veniva sempre 7,99. Solita cosa, sempre l'offerta, ne prendi 3 e ne paghi 2. Maglina 9,99, accoppiata, una con le righe e una fucsia. Perché sono le righe? Anche per Maria Chiara, anche lei ha voluto gli unicorni, ormai è un unicorno continuo, nelle mutande, nei calzini, nei pantaloni, nelle magliette. Abbiamo unicorni ovunque. 7,99, sempre le due canottierine, una bianca e una con gli unicorni. Ho usufruito dello sconto del compleanno, perché il 6 di aprile era il mio compleanno, e in più ci hanno rilasciato questo tagliandino qua, che praticamente uno ha fino a 20 euro di sconto in base a quello che si spende. 5 euro su 40 euro, 10 euro su un acquisto minimo di 60, 15 su 80 euro e 20 su 100 euro. Eccolo qua. Sicuramente troveremo il modo di spenderlo, questo buono, fino al 20, dal 29 aprile al 12 di maggio, e noi sicuramente andremo a ricomprare qualche cos'altro. Vero? Sì. Ecco, già deciso. Quindi, povero babbo, ti tocca andare a spendere altri soldi. Altra busta. Vuota. Poi, mamma è andata da Colin, perché oggi siamo state i gigli. Siamo tornate i gigli, vero? Abbiamo fatto un altro giro. Per cercare le cosine nuove per Maria Chiara, Nadia, Eva, Francesco, Daniela. Salute la mano davanti. E mamma, perché l'altro giorno non avevamo trovato un granché, e anche oggi non è che abbiamo trovato un granché, però siamo andati da H&M e abbiamo risolto un po'. Dicevo, io sono entrata da Coin, ho speso 11,16 euro. Allora, questo l'hanno regalato, questo campioncino l'hanno regalato a mia figlia Eva, e poi signorina di Ferragamo, non è che gli hanno fatto un regalino, che tra l'altro è buonissimo, io l'ho provato, è fantastico. Poi ho preso un primer per le ciglia, sento che è profumato, è di frutta, di mango, allora è un primer per le ciglia. Eccolo qua. È per le ciglia. Sì? Ti devi mettere seduta, sennò non ti vedono. Dicono, dove va Maria Chiara? Non la vediamo. Poi, una matita. Morbida. È un cajal. Che bella.
Le pezzi non me li ricordo, lo scontrino non lo trovo. E poi... è un correttore. Un correttore. Per le mie occhiaie da panda. Sì. Ho preso il numero 4. Il numero 4 abbiamo preso. Abbiamo preso, vero? Sì. E poi... e poi quello di Eva. Abbiamo preso questo. È di Eva. I tacchetti chi è? Questo è qua. No, questo è della mamma. L'ho preso perché le signorine la mattina vogliono mettere il trucco. Vero? Sì. E allora con questo che è trasparente, la mamma le trucca, vero? Sì. Dopo. Questa è tutta la spesa folle che ho fatto da Coin. Che domani dobbiamo fare il trucco. Domani dobbiamo fare il trucco. Almeno oggi abbiamo risolto e non usciamo tutte colorate. Perché a scuola? La mattina è un dramma, quando non si vuole mettere il busto proviamo con il trucco, ovviamente facciamo finta di mettere il blush, mettiamo del burro di cacao, cioè queste cose qua, non è che la faccio uscire truccata. Però insomma, così almeno. Non è tutta sgusciosa. Emergenza pipì. Maria Chiara è voluta andare a fare la pipì e mi sa tanto che non torna, ma se ne va a giocare. Allora, dicevo, tornando da IG, dove abbiamo preso le cosine di H&M, mi sono fermata a Lidl e ho ripreso un altro spazzolino da denti da bambini, che è bellino da morire, praticamente dà il tempo ai bimbi per spazzolare i denti, dà proprio il tempo per spazzolare da una parte, dall'altra, quando è il momento di finire lo spazzolino si spegne e automaticamente fa un suono e si spegne, tutto a posto, lo sciacquo e lo metti a posto. Questo veniva intorno ai 15 euro, però stavolta l'abbiamo pagato 11,99, se non mi ricordo male. Dopodiché abbiamo ripreso anche lo spazzolino da grandi elettrico, già ce l'abbiamo, mio marito me l'aveva regalato bianco e rosa. Questo giro l'abbiamo preso bianco e azzurro, in modo che ne abbiamo uno per uno e specialmente quando partiamo... ognuno ha il proprio corpo dello spazzolino con la propria custodia. Ah, all'interno sono contenute 8 testine e questo mi sembra che è costato o 14,99 o forse 11,99, non mi ricordo. Ha la base che si attacca con la spina e si ricarica lo spazzolino. Anche questo da bimbi, dimenticavo. All'interno 4 testine, 2 per bimbi piccoli, 2 per bimbi più grandi e anche questo ha la base per ricaricarlo. Dopodiché abbiamo provato a prendere una zanzariera di queste con i pesi in fondo, la volevamo mettere in camera delle bimbe o veramente la volevamo mettere in camera delle bimbe giù per andare in giardino. E poi una la volevo mettere in camera nostra per sostituire la zanzariera che già abbiamo, che è mezza rotta. Però intanto ne abbiamo presa una a 5,99 euro. Vediamo un po' come ci troviamo, se ci troviamo bene faccio la corsa a prendere subito le altre. Domani vediamo se mio marito quando torna dal lavoro me la monta, vediamo un pochino. Poi abbiamo preso lo scanner per le diapositive e i negativi, anche questo era in sconto, costava, oh mammina, non me lo ricordo, però veniva 10 euro in meno di qualche settimana fa che era in offerta. Mi sono trovata un sacco di foto con un sacco di diapositive di quando ero piccola. E vedendole così contro luce mi dovrebbero mancare le foto, ma ho i negativi, quindi magari riesco a recuperare delle foto di quando ero piccolina o dei miei genitori,
Boh, vediamo, comunque. Proviamo, vediamo cosa viene. Uno scanner può far sempre comodo. Anche se adesso i rullini non si usano più. Anche questo, stessa cosa. Ah, semmai il prezzo dello scanner ve lo scrivo nel video quando lo vado a editare, perché non mi ricordo quanto costa. Stessa cosa di questo, non mi ricordo il prezzo, però anche questo mi sembra che costava 10 euro in meno del prezzo originale. Spazzola per il viso, per la pulizia del viso. Vediamo un po'. Allora, spazzola facciale, 6 volte più accurata della pulizia manuale. 2 livelli di rotazione, rotazione circolare per una pulizia particolarmente delicata. Scusatemi. Rotazione oscillante per una pulizia straordinaria, dovestamente profonda. 3 velocità, testina che si può rimuovere. C'è una spia di controllo per indicare la velocità e la batteria da ricaricare, quindi anche questo è ricaricabile. Si può utilizzare sotto la doccia, dura fino a 30 minuti, la durata del funzionamento, il tempo di ricarica è di 6 ore e ha 3 accessori, vediamo un po', eccoli qua, 1, 2, 3, spazzola, questo che non so bene cos'è. Oh, vabbè, vi faccio sapere poi come mi trovo. Eccolo qua. Allora, c'è, va bene per tutti i tipi di pelle, la spazzola. C'è un accessorio per il massaggio per che è stimolante. Un accessorio per raffreddare e rivitalizzare gli occhi. E la spazzolina per la pulizia. Boh. Lo proveremo e vediamo quanto rende. Comunque, appunto, come vi dicevo prima, costava 10 euro meno del prezzo originale. Costava. Anche di questo vi scrivo sempre il prezzo nel video. Niente, basta. Direi che per oggi mio marito, poverino, è stato sbancato abbastanza. E niente. Io vi lascio, ci vediamo la prossima volta. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. Se vi piace vedere i nostri video seguiteci, iscrivetevi. E per vedere tutto quello che facciamo giornalmente e per interagire con noi appunto giornalmente, seguiteci su Instagram. E niente, se volete stare aggiornati sui video che pubblichiamo via via, attivate la campanellina che è accanto a iscriviti. Io vi saluto, vado a sistemarmi perché direi che la giornata è stata lunga e adesso è l'ora di andare a lavarsi e mettersi il bel pigiamino e mettere a nanna le bimbe perché è tardi. Ci vediamo presto e ciao! Buona serata, ciao ciao!